Questa è Punto Radio. Dagli studi di Punto Radio, va ora in onda Filo Rosso, con al centro i ristoranti di Bologna che guardano dalla loro vetrina al rilancio dell'Italia. Storie, ricerca e filiera produttiva con un occhio all'Agenda 2030, in collaborazione con CNA Bologna e Media e Media 93. Conduce Marcella Marzari. Bentornati in diretta, sono le 14, bentornati, buon anno, pieno di energia, benvenuti a Filo Rosso, la trasmissione dedicata all'agroalimentare, o meglio alla filiera produttiva Bologna. Perché? Perché questo è un anno particolare, noi vogliamo iniziare con tantissima energia, con le idee, con un paniere delle idee, prendete nota, perché questo sarà tra l'altro uno dei capitoli del nostro progetto. Chi ancora non conosce Filo Rosso, e siamo effettivamente solo 2 mesi che siamo in onda, quindi potete andare direttamente sulla piattaforma che è quella di bologna4a.com, oppure cercarci su Facebook direttamente su Filo Rosso Bologna. Oggi siamo in onda non solo dal grande Punto Radio ma anche sul canale 196, potete naturalmente scriverci i vostri messaggi, ricordo anche i numeri di telefono, lo 051 326620 per quanto riguarda WhatsApp, invece a memoria non lo ricordo, 336206468, e quindi un piccolo, come dire, riassunto delle puntate precedenti? Sì, beh certo, bisogna farlo perché inizio anno, come dire, guardare anche a quello che abbiamo fatto fino ad oggi vale la pena. Allora, siamo andati in onda con i mesi di ottobre, novembre e dicembre, abbiamo raccontato le storie di quelli che sono i promotori che andremo anche a riconoscere all'interno di questo nostro viaggio di 12 mesi, perché ricerca e innovazione sono le parole chiave del 2021 e perché dietro ai grandi chef non ci sono solo delle idee, ci sono dei punti interrogativi, c'è un territorio da scoprire, c'è un territorio di cui andare a raccontare la tradizione. C'è una filiera produttiva che è quella della ristorazione, passa attraverso la logistica, qualcuno prima o poi deve portarle le cose da un punto all'altro, abbiamo visto che in tempo di Covid è stato necessario sviluppare anche il mondo della logistica, quindi ringraziamo il nostro Filo Rosso che è un po' cose puri. Siamo andati a ritroso verso le aziende che sono quelle della trasformazione, quindi che regalano al nostro territorio i prodotti di qualità, fino ad arrivare alla fonte primaria che è l'agricoltura, quindi coloro che realizzano le materie prime. Oggi parliamo quindi del capitolo centrale, nonché primo capitolo che è in fase di elaborazione dell'ebook finale di Filo Rosso, che verrà poi presentato a fine novembre del 2021, con tutte le 12 pagine, 12 capitoli che sono allegati anche alla ricerca del nostro percorso, perché noi abbiamo intervistato e intervisteremo da 40 ad aziende in più della nostra filiera produttiva per raccontare delle storie, ma è fondamentale parlare di agroalimentare. Quindi perché? Perché siamo nella regione italiana in cui questa è la parola principe, e io ho l'onore di avere qui con me in trasmissione la dottoressa Luciana Finessi, responsabile della realizzazione di iniziative di informazione e promozione del sistema agroalimentare, servizio innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della regione Emilia-Romagna. Se non ho detto tutto sbagliato, sono veramente felice di averlo qui con noi. Grazie Marcella, grazie dell'invito e grazie anche dell'opportunità che mi dai e che dai alla nostra regione di parlare di agricoltura. La nostra agricoltura è bellissima, io sono una forte sostenitrice e un entusiasta di questo settore, per cui spero in questa giornata, sulle tue sollecitazioni, di poter essere in grado di rispondere alle tante domande che ci sono rispetto a questo comparto e soprattutto di portare un po' di positività anche in tutto questo comparto, compreso quello della ristorazione, che in questo momento è quello che ha la maggiore sofferenza. Anche il settore agricolo non sta bene, ma direi che
a confronto. Più che altro perché ha in coda, per noi è la vetrina, ma è in coda al processo di filiera produttiva, la ristorazione, la fa da principe. Poi loro hanno anche un doppio ruolo perché fanno formazione nel momento stesso in cui mettono, come dire, nel piatto una ricetta che ha magari le indicazioni, come noi nel progetto Filo Rosso indichiamo, che sono la dieta mediterranea, che sono, ne parleremo oggi, le linee guida di Fantoforca, che sono le linee guida delle strategie che l'Europa ci ha chiesto di portare anche attraverso la regolarizzazione, il proseguo di bandi e di fondi che arrivano dal Next Generation EU e dal Green Deal. Quindi abbiamo un lavoro, tanto lavoro da fare, però loro sono fondamentali. Abbiamo, come dire, innescato un po' di domande che, se volete prendere nota, sono anche le domande che in un certo senso ragioneremo oggi. Quali sono i punti di partenza di questo nostro percorso all'interno della, come dire, della radiografia dell'Emilia-Romagna ad oggi, della regione? Quali sono i progetti che guardano all'Europa? Quindi prendete tra l'altro nota, perché è fondamentale oggi lavorare sulla ricerca e l'innovazione. La domanda principe: c'è in atto un cambiamento di paradigma anche nel settore agroalimentare, e questo sono anni che la regione lo porta avanti da diverso tempo. Come dare valore ai prodotti di qualità del nostro territorio? Noi forse facciamo formazione alle altre regioni, questo un pochino lo possiamo dire, un po'. Già mi rendo male. Quale ruolo può avere la ristorazione in questo cambiamento di paradigma? Quindi cominciamo col punto di partenza e quindi con, in un certo senso, radiografare chi fa cosa. Cosa fa la regione esattamente? La regione tramite la sua giunta fa delle politiche e noi tecnici dobbiamo fare delle azioni per mettere in campo quelle politiche. Esatto, che non è facile. Che non è facile, però abbiamo sempre dietro i nostri agricoltori, i nostri imprenditori, perché io credo che la parola giusta sia imprenditore, anche l'agricoltore. Sì, deve diventare un'impresa, è un'impresa, non deve diventare, perché i nostri agricoltori di punta non hanno niente, come dire, da imparare, oppure da imparare c'è sempre, però sono degli agricoltori fortemente innovativi, fortemente capaci di affrontare il cambiamento, e quest'anno lo abbiamo visto tutti fortemente. Per cui il ruolo della regione è di dare un accompagnamento a quello che è un cambiamento che è nato in tutto il mondo generale e che i nostri agricoltori e le loro rappresentanze hanno perfettamente capito. Questo è già un... Poi, come dire, abbiamo tanti tipi di agricoltura. Esatto. Nella nostra regione, ma in tutto il mondo, ci sono tanti tipi di agricoltura che necessariamente coesistono. Ci sono l'agricoltura tradizionale, l'agricoltura di qualità, l'agricoltura sostenibile. Possiamo trovare 10.000 aggettivi per definirla, però tante agricolture, tutte hanno bisogno di coesistere, perché uno dei punti fondamentali del Green Deal europeo è che nessuno deve rimanere indietro, e quindi dobbiamo in un qualche modo cercare di accompagnare tutti con le modalità più opportune, ma che ci consentiranno anche loro stessi di fare, a questo cambiamento e sostenere questo cambiamento. Allora, il Green Deal europeo ci chiede di guardare addirittura al 2050, ma noi avremo anche degli appuntamenti che sono un pochino prima, quindi abbiamo anche il 2030 che ci guarda. C'è un'agenda 2030 che ci impone determinati tipi di, come dire, di indirizzi su cui lavorare. Gli agricoltori sono i primi che hanno cominciato a lavorare, tra l'altro, in questo senso, perché quando si parla di pesticidi, quando si parla di biologico, quando si parla di trasformazione, è chiaramente quello che incide sull'alimentazione da dove le materie prime vengono prodotte. Esatto, uno degli obiettivi, abbiamo visto, adesso mi cerco un po' di dati anch'io perché chiaramente i termini sono tanti, quindi è bene tenere sempre sotto mano i dati, perché i numeri sono importanti. Allora, diciamo che questa regione, come tante altre, ma forse
o forse un pochino prima, più di altre. Sì, più di altre. Ha comunque cominciato a pensare a queste tematiche. Io ho la fortuna di lavorare in assessorato da oltre 30 anni, 33 per la precisione, per cui ho anche una memoria storica e ho vissuto e ho vissuto con forza questo cambiamento, però già negli anni, fine anni 80, anni 90, nella nostra regione il tema della sostenibilità, il tema della produzione integrata era già presente e da lì sono partite tutta una serie di azioni che non ci hanno fatto, come dire, trovare impreparati. L'unica cosa adesso che preoccupa i nostri agricoltori è se dobbiamo andare al dimezzamento, noi che siamo più avanti. No, noi dobbiamo, come dire, siamo più avanti, arriveremo prima o arriveremo sicuramente, io credo, al traguardo, altri dovranno correre un pochino di più rispetto assolutamente, a noi. Assolutamente sì, quelli sono gli obiettivi che tra l'altro mettono un po' in imbarazzo anche determinati tipi di realtà, perché bisogna comunque cercare di mettere a sistema una rete che è complessa, anche un po' per... Il cambiamento climatico gioca forza sull'agricoltore, che attenzione, c'è una relazione che viene realizzata tutti gli anni sulla multifunzionalità in agricoltura e che è espressa a novembre più o meno di ogni anno, in cui nella prima edizione del 2017 ricordo che avevano fatto un'analisi bellissima, cioè avevano messo quante ore l'agricoltore riesce a passare sui temi che possono essere amministrazione, burocrazia, marketing, comunicazione, politiche, eccetera, eccetera, che possono andare a sviluppo della propria azienda. E il tema era questo, tanto è vero che si era arrivati a dire che hanno 100 ore al mese per arrivare a questi obiettivi. È chiaro che oggi ancora meno, visto considerato che gli effetti del, come dire, del clima giocano molto di più, in quanto tutte le mattine sono sui campi, quindi è difficile riuscire a ragionare anche in questo senso. Quindi a volte forse bisogna mettere dei puntini su lei, ma gli obiettivi che sono stati raggiunti dalla regione Emilia-Romagna, che pagano un po' da fanalino, no? Come dire, per il faro, per le altre regioni, sono anche i risultati. Sì. Allora, sì, come ti dicevo prima, i nostri imprenditori un po' a volte lamentano anche questo eccessivo, questa richiesta eccessiva, perché siamo passati dagli anni 50-60, dove avevamo un'agricoltura tradizionale, ad un'agricoltura industriale negli anni 70-2000. Sì. Poi ci sono state le prime trasformazioni in agricoltura multifunzionale, in agricoltura sostenibile. Adesso c'è un ulteriore cambiamento, questo tema del cambiamento climatico è importante, perché lo si sente molto anche poi, anche nelle campagne, perché certo, ci sono degli anni dove si viene abbastanza bastonati dal cambiamento climatico e quindi, come dire, si viene toccati anche in tasca e quindi necessariamente ci sono state delle politiche rivolte anche a questo aspetto e comunque a mitigare questo aspetto. E su questo ci sono fondi diversi all'interno del PSR, ma fondi anche fuori dal PSR, all'interno di programmi internazionali a cui partecipiamo come regione insieme ad altre regioni europee, perché c'è una rete di regioni, perché i risultati devono essere a disposizione di tutti e non solo di uno. Questo dicevi, trascinare tutti insieme, esatto, per lavorare assieme meglio, esatto. Ti dicevo, noi siamo abbastanza fortunati perché dalla fine degli anni Ottanta questa regione fa degli investimenti fortissimi sul tema della ricerca e dell'innovazione. Abbiamo, come dire, delle radici profonde nella nostra tradizione, perché i nostri prodotti, il nostro territorio, come dire, sprizzano tradizione da tutti i pori. Però
l'innovazione non è in contrasto con la tradizione. L'innovazione porta un miglioramento anche alla tradizione. Le parole chiave sono chiaramente la qualità e la sicurezza. La qualità e la sicurezza. E quindi questo è stato anche un po' il principio con il quale poi sono stati veicolati determinati tipi di messaggi. Esatto. E anche lì su qualità e sicurezza si apre, come dire, un capitolo, un mondo, eccetera. Sì. Allora, cosa intendiamo noi per sicurezza? La sicurezza deve essere una priorità, ma deve essere una cosa a priori, cioè ci deve essere, cioè non punto. C'è discussione, punto. Stabiliamo che quello c'è. Quello ci deve essere. E quindi ci devono essere tutta una serie di controlli per garantire quella sicurezza. Poi c'è il tema della qualità. Eccolo. Il tema della su qualità su cui principe. Possiamo aprire esatto. un ampio capitolo, perché siamo una delle regioni. La regione, non mi piace dirlo perché sembra... Lo dico io, principe. Perché la mia mamma diceva che si loda si imbroda, ho capito, in questo caso però... bisogna dirlo. Cioè siamo la regione che ha il maggior numero di prodotti agroalimentari a qualità regolamentata, cioè in un qualche modo che hanno dei disciplinari che stabiliscono quelle che sono le modalità che devono essere applicate per ottenere quel tipo di qualità. E questa è controllata dall'Unione Europea e qui abbiamo dei consorsi che fanno questa attività per noi, che cercano di garantire che questo avvenga. Questo non significa che fuori da questi prodotti non ci siano degli altri prodotti anche di qualità. Questi sono regolamentati e riconosciuti dall'Unione Europea, certo. Quindi parlo delle DOP, parlo dei IGP. Noi ne abbiamo ben 44. Ecco appunto. Esatto. Parlo anche del prodotto di montagna, per esempio, sì. Perché adesso c'è questo nuovo marchio da un po' di tempo, che ha riscoperto, soprattutto nelle zone di montagna, dove il ruolo dell'agricoltore, anzi continuiamo a chiamarlo dell'imprenditore, è quello anche di conservazione del territorio, perché se quel territorio si spopola, la montagna crolla. E crolla tutto un sistema. Quindi in montagna, ad esempio, o in collina, è più facile fare, è più difficile fare agricoltura, perché ci sono chiaramente delle condizioni di difficoltà oggettive. Ma ci sono alcune cose dove è più facile fare, cioè la qualità è più facile, perché chiaro. L'ambiente di sé è di qualità migliore, l'aria è più buona, cioè l'abbiamo visto, sembra di dire delle cose banali, sembra di dire delle cose banali, ma non lo è. E quindi anche questo nuovo, diciamo, riconoscimento europeo può essere di aiuto. Questo è fondamentale. Per sostenere quel tipo di agricoltura. Questo è fondamentale. Noi torniamo subito dopo la pubblicità, questo è Filo Rosso, stiamo partendo dall'agroalimentare in Regione Emilia-Romagna, non perdetevi questa puntata. Questa è Punto Radio. Torniamo in diretta alle 14.22, un'occasione per ringraziare e dare tra l'altro buon anno anche a Luciano, che con questi mezzi musicali ci fa sognare. Allora, è un'occasione anche un po' per ringraziare tutti quelli che sono dietro Filo Rosso 14.23, per le telefonate 051 32 6620, per i vostri sms WhatsApp 336 20 64 68. Ora io voglio dare anche il buon anno a quelli che sono i promotori del nostro progetto, quindi c'è, siamo in casa CNA Bologna, quindi tutti i ragazzi di CNA, la Camera di Commercio di Bologna, che ha voluto intensamente tra l'altro portare avanti con noi questo progetto, Cose Puri della logistica, che abbiamo Luciana, loro sono il nostro filo rosso. Come un po' dal, come si dice, da quello che è il questo racconto che arriva dall'Oriente, in cui dice che il filo rosso che ci unisce è legato da una consapevolezza, loro sono un po' il nostro filo rosso, che ci portano da un punto all'altro della filiera produttiva.
E poi Artigian Quality l'avete scoperta, la Simona Scapin, un abbraccio tra l'altro a lei, a Paolo Carati di Caminetto d'Oro in centro a Bologna, tradizione tra l'altro del nostro, tra i nostri chef, Max Poggi ovviamente ci sta ascoltando anche lui, il grande, io lo chiamo Harry Potter del nostro gruppo, Michele Cocchi di Idea in Cucina, lui è un grande innovatore, da anni tra l'altro lavora proprio sul delivery, quindi di fatto realizzerà anche un po' una, come dire, una catena di legata alla formazione anche in ambito di ristorazione, perché ci sono dei pro e dei contro che vanno anche legati a questo. Principe Bologna, Alessio, il grande, ha portato qui con noi tra l'altro anche dei punti di riferimento legati anche alla sostenibilità alimentare in cucina, quindi come cercare di portare nei piatti le eccellenze del nostro territorio mantenendo viva sia la sostenibilità alimentare che quello del biologico, della biodiversità, e soprattutto vale per tutti la dieta mediterranea, che è un po' il capostipite da cui noi partiamo come progetto. E poi infine, e qui ci riconduciamo alla puntata di oggi, Podere San Giuliano, la Federica Frattini, che al momento non so se ci sta ascoltando, ma io le ricordo 051 3266 20, se vuoi partecipare, perché come presidio Slow Food più volte è intervenuta nella nostra trasmissione, perché i presidi, parlando di qualità, tornando a noi, sono fondamentali, giusto? Giusto, infatti sul tema della qualità non avevo poesie. No, mancherebbe altro, eravamo soltanto all'incipit. Avevo solo parlato delle DOP e le IGP, però ti dicevo appunto perché questi hanno dei disciplinari, un certo regolamento, insomma controllati dall'Unione Europea. Però nella nostra regione ci sono, come in altre regioni, ripeto, tanti altri prodotti di qualità, alcuni disciplinati, alcuni un po' meno. C'è tutto il tema del biologico, di cui immagino dopo parleremo un attimo. Quello possiamo dire anche già subito, il biologico come strumento, l'avevamo un po' anticipato nell'intervento precedente. Sì. Il biologico è uno strumento per mantenere vivo anche la manutenzione del nostro territorio in funzione di quelli che sono gli obiettivi di... Ma è uno degli obiettivi. Degli obiettivi della Farm to Fork. Esatto. Quindi quello, tra l'altro nel periodo fino al 2015 c'è stato un grossissimo, avete fatto un lavoro incredibile dedicato a questo. Esatto, infatti facciamo questa parentesi sul biologico. Esatto, il tema del biologico è un tema importante, anche questo è regolamentato. Ah, c'è la Federica in linea. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao, buon anno in trasmissione e direttamente in diretta su Filo Rosso. C'è qui ovviamente la dottoressa Finessi. Sono felice che ovviamente riusciate a farvi anche gli auguri di buon anno. Esatto, ciao Federica, esatto, buon anno. Auguri di sana, ciao. Guarda, stavamo parlando di... Adesso togliamo un attimo l'argomento del biologico, ma puntiamo su quelle che sono le qualità del presidio Slow Food, dell'agricoltura, della multifunzionalità in agricoltura. Tu sei praticamente la regina del nostro gruppo in questo senso. grande, sei un mito con il carciofo. Questi, il valore, Luciana, di questi, allora, questi presidi, io vorrei lasciare un attimo prima parlare Federica, sì, visto che ha il telefono. Dopo io, se vuoi, ti racconto un po' di storia dei lavori che facciamo con Slow Food. Mamma mia, allora fai una sintesi, Federica, di quello che è il lavoro che tu stai realizzando all'interno di Podere San Giuliano. Beh, allora, come Podere San Giuliano naturalmente noi partiamo dall'azienda agricola per concludersi in ristorazione. Cioè la cosa proprio bella è quella del circolo chiuso. Quindi diciamo che per anni abbiamo cercato un pochino quello che potesse essere una valorizzazione di questo mondo agricolo, che purtroppo è sempre stato in passato in qualche modo utilizzato poco, cioè visto solo ed esclusivamente come un qualcosa che non avesse tanta importanza. Poi invece
anche questo è veramente il vero e proprio cambiamento di paradigma, cioè dare valore ad un mondo che aveva le radici sul nostro televisione, che di fatto poi sosteneva tutti gli altri comparti, un po' quello esattamente diciamo. Cioè, quando ho iniziato io nel lontano 1997, io ero molto giovane perché avevo appena finito i primi anni di università. Insomma, era la novità. Era brutto faccio il contadino, faccio il coltivatore diretto. Cioè, non era un motivo di orgoglio. La cosa che io ho notato in questi anni, invece, è stato quello di far crescere l'importanza proprio all'interno delle istituzioni. Quindi le istituzioni per prime hanno, e qui mi ricollego alla figura proprio di Luciana, hanno iniziato a credere fermamente nel valore anche economico di un settore come quello dell'agricoltura, che prima era sempre stato snobbato, perché prima c'era solo ed esclusivamente un discorso di motori, industria, artigianato meccanico, insomma la meccanica era al centro. Sì. Esatto. Adesso come adesso invece questo mondo ha veramente ha la possibilità di esprimersi al meglio. Ti dirò anche la verità, che quello che dicevi tu, che è legato alla meccanica, senza poi le teste e gli imprenditori di nuova generazione che ci mettono i contenuti, i valori e soprattutto guardano al domani fuori, ovviamente anche da quello che è il nostro territorio, cioè legato alle politiche che sono quelle europee, insomma, come dire, questo è un altro punto di vista che non andrebbe, cioè se non ci siete poi voi non ci sarebbe neanche la meccanica. No, ma infatti assolutamente, anche perché adesso c'è proprio un discorso di innovazione tecnologica nel settore, ci sono tanti investimenti, ci sono tanti contributi a sostegno. Ne pagheremo di quello. Esatto, proprio perché è questo importante. E però la cosa bella è proprio anche questo, che oggi come oggi essere agricoltori ed essere anche in qualche modo ristoratori, insomma cultori del cibo, è un grandissimo valore aggiunto. Ritengo anche per il fatto che finalmente come italiani abbiamo anche capito che sono queste, anche questo è un settore molto importante della nostra economia, e lo vediamo in questi ultimi tempi dove c'è una parte piuttosto consistente dell'economia italiana che è totalmente bloccata, e soprattutto è quello che è grande anche all'estero, che anche fa grande nel mondo, cioè ci rende grande nel mondo. Noi stavamo parlando proprio due minuti fa. Esatto. Federica, un'altra cosa anche legata al fatto che tu hai l'esperienza di avere tutto molto vicino, quindi quando si parla di economia circolare ci sono anche i vantaggi di avere tutto in un certo senso in casa, cioè hai costruito un sistema che non solo era innovativo per l'epoca, ma lo è anche per oggi, cioè diventa addirittura una delle cose primarie, dove tra l'altro gli elementi della natura, come dire, vengono sostenuti da una tutela del suolo, un equilibrio con quelle che sono le risorse naturali, e non da ultimo il mondo delle risorse di seconda generazione, quindi la rivalutazione di quelle che sono le risorse naturali in seconda battuta. Ma la ristorazione diventa fondamentale perché di fatto, come lo diciamo sin dall'inizio, attraverso i piatti voi fate formazione anche per i clienti, perché poi l'ultimo punto obiettivo è introdurre nella testa di chi viene a pranzo e a cena da voi quelli che sono i vostri, come dire, punti e valori, e nello stesso tempo fare sì che se li portino a casa e che facendo la spesa poi riproducano tutto questo, cioè dire, il cambiamento di paradigma è stato semplicemente forse cambiare, qui la domanda la faccio a tutte e due, il perno su cui in un certo senso si faceva la domanda? Federica, non lo so.
invece che essere io credo che ci sia stata una crescita sia da parte del consumatore che da parte del produttore, e che quindi anche quelli che sono in mezzo, come dire, abbiano anche loro contribuito a questa crescita. Manca qualcosa? Lo dico così a entrambe, a tutte e due. Quali sono le cose che mancano e che secondo voi vedete? Unire di più la filiera. Brava. Unire sì, di più la sono filiera. D'accordo. Brava. Sono d'accordo. Perché quello siamo ancora, come dire, indietro. C'è ancora del lavoro da fare. Sì. C'è finalmente tanta sensibilità, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Federica, sì, purtroppo, dimmi. Sì, sono completamente d'accordo con Luciana, perché adesso come adesso ci sono tutti gli strumenti, ci sono tutte le carte in regola per sì, riuscire per farlo. Il discorso, sì, esatto, per farlo. Il problema è quello proprio di essere uniti ed avere un obiettivo comune che è anche condiviso. Questo si fa ancora tantissima fatica. Cioè, nel momento del bisogno, no, quando c'è un nemico comune, tutti sono insieme, nemico tra virgolette o obiettivo comune, tutti sono insieme, e quindi il motore si rimbocca le maniche e si lavora molto molto bene. Nel momento in cui si è raggiunto un primo obiettivo e ci vuole però la continuità, ecco che allora iniziano tutti a guardarsi solo in casa propria, a vedere come spuntare rispetto a quell'altro, eccetera eccetera. Questo no, spunti una porta aperta su questo, lo sai. Sì, qua questo è il ruolo un po' di indicazione che di fatto ci portano anche le istituzioni, nel senso che rimettono un pochino a bacchettarci e dirci: guardate, dovete fare così, così, giusto? In questo senso. Il dovete fare, no, cioè dobbiamo fare. Brava, dobbiamo fare tutti ospite insieme. Fissa, Luciana. Dobbiamo fare tutti insieme un pezzettino, le istituzioni, i rappresentanti dei produttori, i produttori e anche la parte restante della filiera. E mi ricollego a quello che diceva Federica: per fare una buona ristorazione, diceva Pellegrino Artusi, scegliete la roba più fine e figurerete bene, sarà un bel figurare. Per cui se c'è questo obiettivo comune, se il produttore deve, come dire, produrre roba fine e il ristoratore la cerca, io credo che la filiera si avvicina. Assolutamente e lì, guarda, le istituzioni spariscono anche. Perché il loro ruolo è già stato fatto. Perché il loro ruolo è già stato fatto. Esattamente. Un po' anche gli obiettivi di Filo Rosso, nel nostro laboratorio delle idee che stiamo mettendo in essere c'è proprio quello, c'è la logistica, c'è la ristorazione come punto di riferimento, cioè di partenza, e poi il bello di tutte queste realtà, mi ero dimenticata di citare anche Spogliarina, che tra l'altro è anche il nostro all'interno del comitato, ci sono realtà con punti di vista completamente diversi che daranno un contributo autorale anche proprio all'elaborazione alla fine di quelli che possono essere i commenti di questo 2021 in fase di post-Covid e in cambiamento di paradigma. Direi che è un obiettivo che ci siamo messi, come dire, sulle spalle, è piuttosto difficile, ma ci proviamo. Che dici, Federica? Assolutamente sì, guarda, questo è necessario. Ci proviamo. Esatto. Grazie di essere stata con noi, davvero un bacione enorme, noi ci risentiamo come sempre, grazie Federica di essere con noi, San Giuliano. Grazie a voi, davvero, e forza, e andiamo. Forza Filo Rosso, esatto, forza Filo Rosso, ormai abbiamo la canzone, ci manca solo, come dire, la squadra di calcio, ma c'è la squadra di calcio, la possiamo anche mettere giù in pista, che ne dici? Ah, vedi? Perfetto. Ciao, grazie Federica, un abbraccio. Ciao Federica, ciao. Allora, se la regia mi dice quanti minuti ho, 2 minuti, commentiamo a questo punto, sono tutti tuoi questi 2 minuti. Allora, finiamo il tema dei presidi, sì, che ci collega a Federica, che fa parte dell'organizzazione Slow Food. Allora, esatto, con questa organizzazione la regione lavora da diversi anni, e da prima direi
oramai su quasi 10 anni. Negli ultimi 3 anni però abbiamo siglato un protocollo di intenti, cioè c'è un accordo proprio tra la regione e l'organizzazione Slow Food per realizare non economico, di contenuto per realizzare delle attività insieme, e abbiamo fatto veramente delle cose molto interessanti a partire dal 2015 con l'avvicinamento all'Expo. Abbiamo attraversato tutto l'Appennino, visto tutto il lavoro che viene svolto in Appennino, e in questi ultimi 3 anni, si è concluso quest'anno, abbiamo fatto, e qui torniamo al tema della formazione di cui parlavi tu prima e di cui parlava anche Federica, un progetto interessante con le scuole, con alcune scuole, con alcuni istituti tecnici agrari della regione. Li abbiamo scelti un po' sparsi su tutto il territorio, esatto, e con alcune scuole di ristorazione per la scoperta della biodiversità, un altro tema importante. E come dire, sono le due strategie, da una parte c'è la biodiversità, per cui per la scoperta della biodiversità, per far comprendere ai ragazzi, perché è chiaro che loro lo sanno, i ragazzi sono sveglissimi, sanno un sacco di robe e sono bravissimi, fra l'altro hanno un entusiasmo incredibile. In questo progetto li abbiamo fatti lavorare loro, hanno lavorato solo loro, hanno fatto tutto loro. Hanno scoperto delle nuove varietà che sono state inserite nell'arca di Slow Food, sì, e hanno cercato anche le ricette per metterle in valore all'interno della ristorazione. Ecco, con questa finestra che guarda al futuro, noi diamo la pubblicità, rientriamo subito dopo, sempre con Luciana Finessi e parlando proprio di agroalimentare. Questa è Punto Radio. It's time to write your story. Che voce, mamma mia, che meraviglia! Rientriamo 14:46, tratta finale della nostra trasmissione Filo Rosso. Io vi ricordo di andare sulla pagina di Facebook Filo Rosso. Oggi noi siamo in diretta anche sul 196, lo saremo su YouTube. Abbiamo con noi la dottoressa Finessi per la Regione Emilia-Romagna. Parlavamo di una finestra dedicata allo Slow Food, o meglio alla regione, dove ci sono queste eccellenze che stanno spuntando un po' attraverso proprio la scuola che avete realizzato all'interno di questo progetto. Quali erano queste finestre che noi abbiamo aperto, che avete aperto voi praticamente con questo percorso? Allora, con questo percorso sono state registrate 4 varietà nei presidi. In Emilia Romagna noi abbiamo 17 presidi di Slow Food, fanno parte di quelle piccole chicche, perché chiaramente sono una agricoltura piccola, più di nicchia, un recupero. Esatto, come ti dicevo, abbiamo tante agricolture. Questa è un'agricoltura particolare, e qui abbiamo riscoperto queste 4 varietà, hanno riscoperto i ragazzi. Esatto, insieme ai loro insegnanti, queste 4 varietà che sono state registrate come presidio. Insieme a queste varietà sono state inserite altre varietà all'interno dell'arca del gusto, ad esempio il melo verdone, l'aglio gigante di Imola, insomma il fagiolo dall'olio, delle particolarità veramente interessante che noi riscopriremo magari nei nostri, come dire, nelle nostre ricette di Filo Rosso. Se nel progetto volessimo aprire anche un capitolo, potrebbe essere un'idea quella di inserire anche queste chicche che vengono oltre al nostro capitano, che è poi il carciofo viola di vedo, il potere San Giuliano Violetto, e che è anche questo presidio Slow Food, esatto, tra l'altro bellissima storia. Andatevela a guardare nelle nostre puntate precedenti, che è stata raccontata benissimo anche da Federica. Ma ti porterò alla prossima occasione una bellissima pubblicazione che è stata realizzata insieme ai ragazzi, scritta dai ragazzi proprio su questo progetto, che raccontano queste nuove varietà, vecchie riscoperte. E le ricette che loro hanno cercato nelle biblioteche, andando a intervistare i nonni, andando a intervistare gli anziani, e che hanno rifatto. Sai che cosa? Li portiamo in studio perché sono storie meravigliose. Sono storie meravigliose. Capitolo 2 del nostro, percorso verso l'Europa è biologico.
il biologico, anche sul biologico sono stati fatti dei passi da gigante. Uno degli obiettivi dell'agenda 2030 è arrivare al 25% di superficie biologica coltivata. Beh, non siamo tanto distanti. Direi di no, eh? Noi come regione, ma anche proprio come nazione, siamo intorno al 15-16, sì. Quindi non siamo distanti. È chiaro che il percorso è comunque in salita, però se penso a delle nazioni come la Polonia, la Bulgaria, la Romania, che sono attorno al 3-2,5%, credo che insomma un po'. Insomma, hanno da lavorare di più. In Europa come nazione siamo la quarta nazione nel gruppo europeo. E noi come regione siamo la quarta regione, ci sono delle regioni che hanno molto più biologico di noi, però insomma anche noi ci stiamo difendendo e stiamo cercando con queste politiche e anche con gli aiuti inseriti nel programma di sviluppo rurale chiaramente di incrementare la quota. Quello che è interessante ad esempio è che dal 2015 l'aumento della superficie agricola è stato ad esempio del 73%, per cui in 5 anni è un dato veramente significativo. Questo anche perché avevate realizzato anche dei progetti, se non ricordo sbagliato, per cui l'incentivazione al cambiamento, alla conversione veniva tutelato. Ci sono lì dentro il programma di sviluppo rurale, in diverse misure viene in un qualche modo accompagnato al percorso di perché conversione. La scelta è sempre dell'imprenditore, cioè, è anche la responsabilità quelle dell'imprenditore. Esatto. Ora abbiamo gli ultimi 10 minuti che è la puntata dedicata anche a quello che è il, come dire, la nostra finestra sull'Europa in cambiamento. Ci sono tanti punti come dire esclamativi, alcuni interrogativi, stiamo attendendo come dire delle conferme, ma ricerca e innovazione sono le parole chiave per le due strategie che ci accompagnano in questo senso. Al percorso di, prendete atto che quando si parla di strategia significa che ci si mette tutti sulla stessa barca, si lavora insieme per un percorso seguendo le direttive europee, ma ci sono degli aiuti a sostegno di questo, quindi ci sono degli aiuti importanti che verranno poi tra l'altro veicolati anche a partire da gennaio, quindi cerchiamo di dare un occhio anche a queste cose. Ci sono e ci sono stati, cioè nel senso ci sono stati e ce ne saranno di più e ce ne saranno ancora. Come ti dicevo, in questa regione già dalla fine degli anni 80 si lavorava con una legge che incentivava la ricerca applicata in agricoltura. Esatto. Quindi abbiamo, come dire, da allora una conoscenza in questo senso. Ed abbiamo da sempre cercato di unire il mondo agricolo al mondo universitario, che hanno dei linguaggi diversi, degli interessi anche diversi. Anche attenzioni diverse. Attenzioni diverse. E quindi si è creato, come dire, un percorso, una serie di relazioni che hanno fatto in modo di mettere in comunicazione questi due mondi che erano distanti, come quello della ristorazione e dell'agricoltura. L'agricoltura, che dicevo, è cresciuta molto in questo senso. E si è avvicinata a tutto quello che, come dire, può cercare di dare un valore ai propri prodotti. E anche sulla ricerca è stato fatto un lavoro di questo genere, si è cercato in un qualche modo di creare una filiera di ricerca applicata che potesse tornare a dare dei risultati nel mondo agricolo, cioè si è chiesto agli agricoltori di che cosa volevano bisogno. Esatto. E questo con la legge, dicevo precedente, che è diventata poi un pezzettino importante del programma di sviluppo rurale, dove sono stati spesi tantissimi fondi, dove sono stati finanziati oltre 200 progetti. 50 milioni di euro mi parlava. Forse anche di più, forse anche di più, ma quello che importa è che sono risultati applicati. Sì, che rimangono che toccano, nel territorio. Che si toccano, sì. E che vengono valorizzati nel territorio. Ci sono delle cose strepitose, c'è tutto il tema del suolo, tutto il tema del risparmio idrico, il tema delle plastiche, del riuso. Ci sono un'altra delle plastiche, una strategia in cui la Regione Emilia Romagna adesso guarderà, giusto? Sì, abbiamo già una delibera di giunta. Che dice che dobbiamo essere, cioè ci sono tutta una serie di indicazioni per un utilizzo minore della plastica.
Ho perso il filo. Tornando ai nostri progetti europei, sì. In questo caso ti dico che abbiamo 5 minuti, per cui nel passaggio, la domanda finale poi, quanto effettivamente è importante la ristorazione in queste strategie tipo farm to fork, biodiversità, la ristorazione, che ruolo è importante anche a livello istituzionale e sui progetti europei? Allora, sui progetti europei c'è ancora tanto da fare, cioè nel senso che l'agricoltura in questo momento sui progetti europei lavora per ricercare il tema della sostenibilità. Sostenibilità che una volta era declinata in ambientale, adesso è ambientale, sociale ed economica. Questo è fondamentale perché se no non andiamo da nessuna parte. Per la ristorazione c'è ancora molto da fare, però ripeto, si sta cercando con tutta un'azione di promozione di avvicinarsi anche al mondo della ristorazione tramite la formazione nelle scuole, negli istituti, tramite Casa Artusi che fa un grande lavoro. Che saluto perché è stata anche la nostra ospite. In questo senso, tramite la realizzazione di protocolli d'intesa con alcune associazioni dei ristoratori, proprio per creare insieme dei progetti che valorizzino la ristorazione, ma valorizzino anche la produzione, la filiera e la produzione. Ricordo sempre le parole di Pellegrino Artusi, usa la materia fina e figurerai bene. Abbiamo un minuto, per cui ringraziando Luciana Finessi di essere stata con noi, abbiamo voluto partire dall'agricoltura perché l'agricoltore è custode della terra, in un certo senso proprio in questo periodo storico di cambiamento di paradigma è anche la figura che in un modo o nell'altro ci porterà a salvarla forse la nostra terra, il nostro pianeta. Quindi con gli occhi di Filo Rosso io vi invito a tornarci a trovare la settimana prossima, sempre giovedì dalle 15 alle 16. Seguite la pagina di Filo Rosso Bologna e un saluto da parte di tutti noi che siamo tantissimi e che vi stiamo raccontando ogni giorno una storia al giorno per portarvi alla conoscenza di quelle che sono le parole chiave del nostro progetto. Grazie di essere stati con noi. Dagli studi di Punto Radio è andato in onda Filo Rosso, con al centro i ristoranti di Bologna che guardano dalla loro vetrina al rilancio dell'Italia. Storie, ricerca e filiera produttiva con un occhio all'Agenda 2030, in collaborazione con CNA Bologna e Media e Media 93. Conduce Marcella Marzari.